E buongiorno pilota o buonasera pilota, benvenuto in un nuovo tutorial Lorail. Di cosa parleremo oggi? Parleremo delle carte aeronautiche, dove le posso scaricare in modo del tutto gratuito e legale e che siano sempre aggiornate? Bene, lo vedremo oggi attraverso questo tutorial. E ci chiediamo innanzitutto a che cosa servono le carte aeronautiche. Beh, servono sia per i voli VFR, cioè per i voli a vista, che per i voli strumentali, cioè i voli IFR. Ci servono, ad esempio, per conoscere nei voli VFR quali sono i punti da sorvolare per uscire correttamente da un aeroporto oppure per avvicinarci. Servono per i voli IFR per conoscere ad esempio le aerovie, per conoscere appunto le rotte che io andrò a fare, per avere quindi una carta sotto che mi dice che sto andando esattamente dove ho programmato con i miei strumenti di navigazione. Mi servono anche per conoscere le cosiddette SID e cosiddette STAR, cioè le procedure di uscita o di atterraggio, avvicinamento a da un aeroporto, oppure appunto per un atterraggio strumentale. A noi Simmer servono per quelli che sono i network di volo, quali i VAO o VATSIM, quando entriamo in zone controllate, per rispondere esattamente a quello che ci viene chiesto dai nostri controllori. Tutto questo serve per avere una simulazione di volo molto più realistica e molto più interessante e molto più divertente e avvincente. Oggi vi farò vedere attraverso il sito ufficiale ENAV dove andare a reperire queste carte, come è strutturato il sito e dove andare a cliccare per scaricarle in modo appunto gratuito, previo ovviamente una piccola registrazione. Bene, se vuoi contenuti di questo tipo, prima di cominciare ricordati di lasciare un bel mi piace e se non hai ancora fatto di iscriverti al canale. Ricordati che puoi anche sostenere il canale in modo del tutto gratuito attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto. A te non ti costerà assolutamente un centesimo in più, ma a me darà qualche cosellina per andare avanti appunto con questo mio progetto da qualche anno che sto portando avanti. Bene, ogni mattina poi io pubblico qualche notizia, qualche riflessione, qualche video che mi è interessato di più e che mi è piaciuto e dal quale traggo ispirazione. In questo canale Telegram che vedi esattamente qui sotto e che puoi appunto seguire anche questo iscrivendo. Bene, io adesso direi di cominciare direttamente a guardare quello che è il sito ENAV. Bene, andiamo sul sito ENAV e andiamo a vedere come andare a registrarsi innanzitutto per poter appunto accedere ai contenuti che ci interessano. Sul sito ENAV, appunto, andiamo a cliccare su Servizi online. Io adesso, per una questione di privacy, tolgo le mie credenziali. Cliccando su Servizi online, entreremo appunto in questa schermata dove potremo registrarci. Lo faremo attraverso appunto questo tasto dove ci sarà Registrati. Adesso io faccio Accesso, così entro nella sezione che mi interessa di più. Ridò la schermata di prima in modo che non ci siano problemi. A questo punto sono entrato nei servizi online. Come vedi, qui c'è scritto AIP. Clicco su AIP e si apre una tendina. Quello che ci interessa a noi sono queste tre parti: GEN, EN-ROUTE e AD. GEN sarà appunto servizi di ordine generale. Qui troviamo tantissime indicazioni di quello che ci può servire o che non ci può servire durante, ad esempio, un volo VFR. Andando infatti a cliccare qui, noi possiamo andare a cliccare appunto i sistemi di misura, la simbologia della cartografia. Ad esempio, se vado qua, io posso vedere tutte quelle che sono le simbologie che io posso avere durante e che mi servono per la consultazione delle mie carte nautiche. Tornando quindi indietro di nuovo, su Gen 3, ad esempio, abbiamo le carte aeronautiche, così come si presentano, c'è proprio una descrizione di che cosa troveremo. Ma le carte aeronautiche vere e proprie le troviamo qui su EN-ROUTE. Ok, su EN-ROUTE quello che ci può interessare, ad esempio, è EN-ROUTE 2. Ad esempio, dove si parla delle caratteristiche della Milano FIR, ad esempio, dove ci sono, come ho detto, tutte le indicazioni appunto scritte di quello che ci può interessare.
Ancora però non siamo arrivati a bomba, quello che ci interessa soprattutto sono le carte en route 6. Queste sono le carte assolutamente che ci possono servire. La prima carta che ci serve per quanto riguarda il volo VFR, ad esempio, sono il quadro di unione. Qui troviamo tutte le carte, quindi Milano Area, con tutte le zone che ci posso interessare. Ad esempio, se io devo volare sull'Isola d'Elba, mi interessa appunto Roma Aerea. Se devo volare su Genova, invece Padova Aerea. Andiamo appunto ad aprirla, quindi andiamo a vedere ad esempio Milano Area, oppure anzi Padova, così troviamo anche Venezia, ad esempio. Qui si aprirà un file PDF dove finalmente troveremo la nostra cartina aggiornatissima. Vedete che c'è la possibilità appunto di vedere tutte queste zone, ok, e di consultare appunto attraverso i punti di riporto, i punti di uscita ed entrata ai vari aeroporti, in questo caso di Venezia, che sono questi qua. Torniamo di nuovo sul sito dell'ENAV e dopo aver capito questa cosa andiamo sulle carte AD. Le carte AD sono le carte degli aerodrome. Quello che ci interessa a noi sono appunto le AD2. Qui ci sono tutti gli aeroporti. Aerodrome significa appunto aeroporto. Se io ad esempio voglio conoscere un pochino meglio l'aeroporto ad esempio di Pisa, Pisa San Giusto, non faccio altro che andare a cercarmi il mio aeroporto, quindi vedi qui ci sono gli aeroporti certificati, qui ci sono gli idroscali. Vado a cercarmi Pisa San Giusto e se clicco su l'IRP avrò tutte le indicazioni testuali per quanto riguarda le regole di questo aeroporto. Mentre invece se voglio entrare un pochino più sullo specifico, potrò andare ad esempio sulle carte appunto degli aeroporti, cioè le carte di terra, dove io ho tutte le indicazioni ad esempio sulle taxi. Tutte le parti principali, cioè dove posso entrare, dove non posso entrare, tutte insomma le indicazioni che a me mi servono per muovermi a terra. Tornando sempre nella sezione di prima, sempre su Pisa, ho la carta appunto 3.1, che sono carte soprattutto, se sbaglio, se non mi ricordo male, VFR, bisogna attendere un attimino che si caricano in quanto sono carte spesso e volentieri molto molto pesanti che comunque danno appunto tante informazioni, sono pesanti appunto perché così importante. Questa carta ci dice quelli che sono gli ostacoli, scusate, avevo sbagliato, quelli che sono gli ostacoli a terra su Pisa, appunto. Vedete, è molto importante questa cartina perché mi permette di non andare a prendere contro appunto le montagne che si trovano appunto alle spalle dell'aeroporto. Continuando appunto andare avanti, abbiamo le carte delle rotte. Ok, queste qui sono carte appunto le cosiddette STAR, Standard Arrival Chart. Vedete che ci sono tutte le carte con anche le descrizioni delle procedure da tenere. Questo è utilissimo per i voli, appunto, IFR. Sono proprio le carte ufficiali, le carte complete. Come vedete sono 14 pagine, quindi pensate a qual è la mole di dati che hanno, ad esempio, i nostri computer di bordo per i voli VFR quando noi andiamo a inserirle in modo manuale all'interno degli nostri strumenti. Poi, continuando ancora, abbiamo le carte di approach, che siano questi visual approach chart, eccole qua, che ad esempio le carte di instrumental approach. Vedete come queste sono molto dettagliate e ci danno indicazioni assolutamente importanti quando andremo ad atterrare, ad esempio, con un aereo che sta volando in modalità IFR. Infine abbiamo le carte appunto delle SID, carte che appunto ci servono quando noi andremo a fare un atterraggio, anzi una partenza strumentale. Come vi dicevo, delle volte questo sito ha qualche problema, spero
che si ricarichi, altrimenti, insomma, sappiate che le carte SID si trovano direttamente qui sopra. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è interessato, in questo caso lasciami sempre un mi piace, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e ovviamente ricordati che lo puoi supportare attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto. Ricordo che da un po' di tempo a questa parte è presente anche un canale Telegram dove ogni mattina io pubblico qualche notizia e qualche riflessione in merito. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by eLive. Ciao, alla prossima!